Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, vi farò vedere la mia focaccia barese sofficissima e pieno di alveoli. Gli ingredienti li trovate nella descrizione oppure nel mio blog animaincucina.it, dove trovate tutta la ricetta spiegato passo dopo passo. Troverete comunque il link nell'info box. Iniziamo subito a preparare l'impasto. Nella planetaria iniziate a versare 300 ml di acqua e lievito madre e fate schiumare. Dopodiché versate l'olio extravergine e la farina e iniziate a impastare. Tanti mi chiedono perché non metto l'olio alla fine d'impasto, ma io con alcune ricette mi trovo meglio così. E per questa ricetta ho usato l'olio extravergine di oliva estratto a freddo di Olearia Ferlito, che ve lo consiglio anche a voi, e troverete il link del loro shop online nell'info box. Quando vedrete che l'impasto inizia ad incordare, aggiungete poco alla volta il resto dell'acqua e nell'ultimo goccio sciogliete il sale e fate assorbire. Versate l'impasto sul piano di lavoro e date subito qualche piega di rinforzo. Lasciate poi riposare per circa 30 minuti coperto a campana e dopodiché date una piega a 3. Se avete incordato bene l'impasto non ha bisogno di un'altra piega, altrimenti procedete con una seconda piega. Mettete l'impasto in un contenitore oleato e coprite con una pellicola oppure con un coperchio. Dopodiché fate raddoppiare in una temperatura di circa 28 gradi. In estate a temperatura ambiente e in inverno possibilmente nel forno con la luce accesa. Vi consiglio di usare un contenitore alto e dritto e di segnare il livello dell'impasto così capirete subito il raddoppio. Mentre l'impasto lievita, preparate i pomodorini, tagliateli a metà e condite con abbondante olio extravergine di oliva, origano, sale e prezzemolo. È molto importante prepararli prima, così intanto si riposano e si insaporiscono. Queste dosi di impasto potete decidere se fare in una teglia normale da forno oppure in due teglie rotonde come questo che ho usato io. Quando l'impasto ha raddoppiato, oleate una teglia con olio extravergine di oliva di circa 28, 30, massimo 32 cm. E visto che me l'avete chiesto in tanti, vi lascio nell'info box anche il link della teglia dove potete acquistarla direttamente dal link. Quindi versate nella teglia l'impasto e cercate di stenderla piano piano con le punte della dita, così come sto facendo io, senza sgonfiare l'impasto. Aiutatevi anche a tirarlo leggermente così, in questo modo. Intanto vi ricordo, per chi non è ancora iscritto in questo canale, di iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Fate lievitare di nuovo l'impasto nel forno con la luce spenta, con la porta chiusa oppure temperatura ambiente coperto di pellicola, finché l'impasto arriva circa al bordo della teglia. Ci vorranno circa 2-3 ore, dopodiché posizionate tutti i pomodorini e cospargete tutto l'olio e il sughetto che hanno lasciato i pomodorini sopra l'impasto. Se necessario aggiungete ancora dell'olio extravergine di oliva, dell'origano e un pizzico di sale, cospargendolo ben uniformemente sopra. Scaldate il forno a 250 gradi per 10-15 minuti, dipende dal vostro forno. Dopodiché inserite la focaccia abbassando la temperatura a 230 gradi e cuocere per circa 10-15 minuti, dipende sempre dal vostro forno. Deve risultare dorata ma non asciutta. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video lasciando un like e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. Sempre se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Anima in Cucina e per vedere tutte le mie ricette nel mio blog animaincucina.it. E con questa bellissima e golosissima focaccia vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!